E buongiorno mondo, ore 7, siamo già operativi, più operativi ma non tanto svegli. Ciao, ciao a tutti, ciao. Va bene, stiamo già smontando le tende e con calma poi ci riprendiamo e partiamo. Buona giornata ragazzi. Ore 7:54, Ferruccio è alla reception a rendere il braccialetto per entrare al campeggio e siamo pronti a partire. A dopo ragazzi. Ragazzi, si comincia a salire. Dovrebbe essere poca roba, giusto per scaldare le gambe la mattina, poi pomeriggio tutto piatto. Tranquillo Ferruccio, dopo la curva spiana. Benissimo. Ebbene sì, ci siamo già fermati alla prima sosta, colazione. Io solo un succo di frutta. Sì, solo un succo di frutta perché deve ancora arrivargli il toast. Io il panino col prosciutto, un bel cappuccino e via che si riparte di slancio. Da ora non ho più paura di nessuno. E dopo una sana colazione siamo in pompa in mezzo alle vigne e non ci ferma più nessuno. Oggi non ci ferma più nessuno. Speriamo, speriamo, dai. Vi devo spiegare perché sotto a questo video troverete un sacco di commenti di odio da parte della Simo, ma è presto detto, perché lei da quando ci frequentiamo continua a rompere le scatole, portami a Verona e con lei non ci sono mai venuto, però ci sono venuto già 2 volte in bici, una volta da sola e una volta addirittura con me, cioè con Ferruccio, un cioè uomo disperato. un uomo disperato e la Simo mi prenderà sberle appena ritorno a casa, quindi non so neanche se riuscirò mai a pubblicarlo questo video. Buona giornata a tutti, tranne che a me. Ore 12:38, non so in che paese ci siamo fermati, ma siamo andati al Penny a prendere un sandwich, un tramezzino, un po' di pesche, un po' di frutta. Ferruccio è già lì che mangia perché non tiene più. Zebio, Zebio, come da scontrino. Come da scontrino dice che siamo a Sebio. Zebio con la Z. Zebio, Zebio con la Z come Zebio. E quindi niente, stiamo già straparlando, è meglio mangiare e poi ripartire. A dopo. Aspetta quel tonno. Mangiare abbiamo mangiato, si è ripartiti appesantiti per far la rima e sorpresa delle sorprese, guardate dietro che bel clima che c'è, ma guardate davanti, stiamo andando incontro al temporale.
visto che fa caldo vogliamo rinfrescarci, quindi ce la stiamo proprio andando a cercare, vero Ferruccio? Certamente, faremo anche una danza della pioggia propiziatoria, se fosse necessario. Senza un giusto lavetto della pioggia non è un'uscita in bici. Vi faremo sapere se saremo bagnati come pulcini oppure no. A dopo. Vado e t'ho portato, dicevano in ufficio. Dopo la pausa pranzo ovviamente ci sta una pausa. Caffè. Un tazzo di caffè, una tazza di caffè. Questa è una vera tazza di caffè bevuta in Veneto, fatta da un barista cinese. Adesso vi dico anche com'è. Gio Boom, bravo. Che il maestro a scuola diceva, Ascole, la prima battaglia napoleonica, che ha sconfitto gli autrici, vero? Certo. E sotto l'arco del trionfo c'è scritto, Ascole per fiore. Lucio, dicono che io mi lamento sempre del vento e che è tutta finta. Assolutamente falso, io posso testimoniare che nonostante ci sia un vento contrario decisamente fastidioso e un po' invadente, il Giappa ha detto questa brezza fa solo piacere. Parola di Jonas Scout. Già, il vento contro è un piacere per tutti i ciclisti e anche oggi è così, vento contro. Se non avessimo avuto ci saremmo lamentati. L'abbiamo chiesto noi, anzi vi faccio vedere che c'è veramente, guardate lì. Pedala Giappino, pedala Ferruccio. Pedaliamo! Vento che abbiamo patito gli ultimi 20 km prima di arrivare a Montagnana, è 4 km che sta anche piovviginando, non forte ma comunque piove, ad ogni modo ci mancano 3 km siamo arrivati e stanotte dormiamo all'ostello. A dopo ragazzi, vado che sono Ferruccio mi lascia indietro. Ore 16 e 24 circa, abbiamo già fatto il check-in all'ostello delle città murate, super carino, Ferruccio com'è questo ostello? Sì, molto bello, simpatica la signora della reception, molto simpatica, anche molto carina, un bel posto. E sembra super organizzato, ci ha fatto vedere già la cucina dove dopo ci faremo una bella cenetta con una piatta di pasta asciutta. Documenteremo tutto. Ma adesso ci facciamo una bella doccia perché ce la meritiamo, andiamo a fare un giro per il paese. Andiamo a comprare la birra, fondamentale per reidratare e per reintegrare un po' di sali, ma come vedete abbiamo fatto già disastro nella stanza, perciò è meglio che ci spicciamo. Poche parole, addio, a dopo, ciao. Ragazzi, come vi abbiamo detto, ci meritiamo uno spritz di quelli galattici e ci hanno talmente decantato questa osteria dei due draghi che siamo arrivati addirittura prima dell'apertura. Siamo qua e faremo noi l'apertura del locale. Sì, anche la chiusura se fosse necessario. Vediamo se ci trattano bene. Abbiamo visto che c'è un elenco di cocktail, super alcolici e cose, ma anche già solo quelle degli spritz hanno lo spritz classico e un sacco di varianti, quindi o le proviamo tutte e non ne veniamo fuori. No, Ferruccio dice che forse non è il caso di provarle tutte, quindi vediamo. domani dobbiamo fare BAM e non possiamo arrivare in ritardo, ci aspettano. Perché se le beviamo tutti al posto di fare il BAM mi sa che facciamo il boom. E dopo sta cagata che non abbiamo ancora bevuto, meglio spegnere la telecamera. Aspettatevi di peggio. A dopo.
Allora ragazzi belli, abbiamo fatto l'aperitivo con lo spritz come avete visto. Siamo venuti alla Lidl che è lì dietro per prendere due cose per la cena da farci adesso che torniamo in ostello. Ma per tornare in ostello, che è quello lì dietro di me, faremo un giro largo perché adesso lo devo dire, Ferruccio dice di non dirlo, ma ve lo dirò perché facciamo il giro largo per tornare in ostello. Perché praticamente siamo a quota 94,2 km pedalati oggi. E visto che Strava ti dà il gagliardetto per i 100 km e a giugno ancora non l'abbiamo fatti, ci tocca fare sti 6 km a girare in giro così, senza meta, girare in giro. Quindi vi facciamo sapere com'è andata. E poi andiamo a cucinare, promesso, a dopo. Ma è tutta colpa sua, eh? Sì, no, l'ammetto, è colpa mia, perché tu hai anche attaccato Strava dopo, quindi sono indietro di 2 km. Quindi io quando arrivo ai miei 100 mi fermo e lo aspetto alla panchina. Porti le birre in fresco. Molto gentile, grazie mille. Alla fine i chilometri li abbiamo fatti, i 100 li abbiamo superati sia io che Ferruccio. Ora siamo qui che stia. Ringrazio Gioppino perché mi è venuto dietro, lui ha superato prima di me i 100 perché lui li attacca subito e io no. E abbiamo fatto un bel giro, forse il quarto, delle mura di Montagnana. Merita, però l'abbiamo fatto in un altro senso, in un'altra ora. E qui abbiamo le spezie. Le spezie dell'ostello, là ci stiamo preparando un ragù di quelli pronti, là qua che sta per bollire. Speriamo. Pasta, abbiamo già le brioche per la colazione, le abbiamo messe già lì da parte. E qui Ferruccio si fa una bella insalata perché vuole tenersi leggero, però abbiamo birretta, schifezze. Merluzzo dell'Alaska impanato. È arrivato a nuoto fino a Montagnana. Sì, e si è impanato da solo. Va bene, gli diamo forse la buonanotte dopo, bisogna vedere se siamo troppo stanchi, altrimenti a domani. Ciao ciao.